Ok? Siamo qui con Pino Maniasce, direttore di Teleiato, conduttore di Teleiato. Direttore Riccardo Oriones dei Siciliani. Io sono semplicemente un giornatario, uno che alla giornata dirige quella che è più che altro la programmazione del Teleiato Notizie, ma Però lo come conduce. direttore responsabile e conduco, come direttore responsabile siamo onorati di avere un amico di Pippo Fava, appunto, che è Riccardo Orioles, già da qualche anno si prende le querele del Teleiato Notizie, quindi lo omaggiamo anche di questo. Ho letto su Wikipedia che lei da imprenditore edile è passato a condurre, cioè ha acquistato Teleiato. Com'è avvenuta? Com'è diventato giornalista abusivo, per così dire? È stata più che altro una scommessa. Io venivo appunto da un'esperienza di una piccola impresa edile fallimentare, perché non era cosa mia, era un'esperienza dove mi c'ero ritrovato e mi è stata data l'occasione di cercare di salvare la televisione Teleiato, perché Teleiato, a differenza delle altre televisioni, è una televisione comunitaria. C'è una piccola differenza: ci sono le commerciali e le comunitarie. Le commerciali sono quasi tutte le televisioni, credo che in Italia le comunitarie siano non più di una decina oggi, che erano le famose televisioni di partito o televisioni della Chiesa, che erano state aperte così un po' per, come televisione parrocchiale. E che poi nel tempo invece sono diventate appunto commerciali per chi ci doveva lavorare, mentre questa era una televisione che veniva proprio dal Partito della Rifondazione Comunista e che non riusciva più a portarla avanti o a pagare le tasse di concessione. Infatti ci siamo ritrovati una decina di anni di tassa di concessione arretrate, per cui il Ministero aveva dato l'auto-auto: o pagate le spettanze dovute oppure si chiude. Il partito non riusciva più a mandarla avanti e così l'ho rilevata io, proprio rilevata, chiedendo al Ministero di dilazionare il debito. Insomma, abbiamo cercato di salvarla. E da lì è iniziata un'avventura che sinceramente non credevo che sarebbe, prima di tutto, quantomeno passata in guado delle difficoltà. E poi ovviamente avere questa esposizione che oggi ha Teleiato. È stata proprio un'avventura. È iniziata, in poche parole, quando scendendo poi nel territorio e sistemando un po' quello che erano anche le apparecchiature, abbiamo visto tutto quello che succedeva cercando di fare un telegiornale e non veniva ripreso da nessuna emittente locale, perché ce ne sono altre nel nostro territorio, o da nessun giornale, o addirittura i comunicati stampa che mandavano i carabinieri sugli arresti dei mafiosi, con relative fotografie, venivano omesse le foto e venivano date le iniziali, un segno di rispetto da parte di una informazione che non voleva in paese, non voleva inimicarsi con nessuno. In genere si ostacola, la mafia ostacola anche dal punto di vista economico le iniziative che la Noi, contrastano. Voi ora come ora riuscite a sostenervi e prima come avete fatto? ma ti lascio immaginare che c'erano i debiti da pagare, quindi iniziando un telegiornale molto dirompente, denunciando tutto quello che succedeva sul territorio, dall'inquinamento, dalle collusioni tra la mafia e la politica, e facendo nomi e cognomi. Pensa se i commercianti che pagavano il pizzo facevano la pubblicità a Teleiato nella maniera più assoluta, quindi abbiamo avuto grosse difficoltà ad andare avanti, tanto che nel 2002-2003 Teleiato rischiò per la seconda volta di chiudere per due motivi: prima perché economicamente non
non riuscivamo ad andare avanti, e secondo poi perché alcuni ragazzi che avevano incominciato a collaborare, visto l'esposizione, gli attacchi feroci che facevamo contro la mafia o contro i poteri forti del territorio, i padri li hanno richiamati e gli hanno vietato di collaborare con Telegato. E lì nasce la conduzione familiare, nasce che mia figlia, che studiava, andava a scuola regolarmente, l'ho chiamata perché quel giorno non riuscivo ad ammettere in onda il telegiornale, per cui mi ci sono messo io di davanti a condurre il Telegato Notizie, perché prima erano alcuni ragazzi che andavano in onda e mia figlia alla regia. E così è iniziata la seconda avventura, cercando di, stringendo i denti e andando avanti, e abbiamo visto che abbiamo cominciato a cambiare quella che era la cultura della gente, la gente che in un primo momento ci stava a guardare con sospetto, ma questi cosa vogliono fare, dove vogliono arrivare? E poi incomincia invece ad avvicinarsi, a sostenerci, e lì incominciano anche le intimidazioni, una quarantina di gomme tagliate, i freni tagliati, le macchine sparate, abbiamo avuto i vetri delle macchine fracassate da colpi di fucile, e le lettere anonime, le minacce telefoniche. Da lì ho capito che eravamo sulla buona strada, funziona. E con molta difficoltà. Le guerrelle già erano iniziate? Sì, sì, la signora Bertolino nel 2004 c'ha, addirittura pensa che, credo che ricorderai, l'articolo 700 del crocifisso, c'era un articolo che inibiva di mettere il crocifisso nelle aule, e lei ha usato proprio per Telegato l'articolo 700, inibire a Telegato di parlare della distilleria. In automatico, credimi, davanti alla pretura si sono ritrovate 2-3 mila cittadini a difendere l'informazione libera. 3 mila cittadini? Noi siamo riusciti a portare e a organizzare una fiaccolata davanti alla distilleria Bertolino, impensabile. La signora Bertolino, continuo a ripetere, anche se lei mi querela, ma l'abbiamo vinta questa querela, la signora Bertolino, quindi... È figlia di Giuseppe Bertolino, che è stato autista di Al Capone, che è stato rinviato a giudizio nel primo maxi processo da Giovanni Falcone, poi non si è concluso perché nel frattempo lui è deceduto, ed è cognata di Angelo Sino, il famoso ministro dei lavori pubblici Vito Torrina. Non diciamo niente di nuovo per dipingere il personaggio della signora Bertolino. La distilleria è la più grande d'Europa all'interno del centro abitato, industria insalubre di prima classe, e ogni volta che noi pronunciavamo la parola inquina, lei, che gli avvocati li paga a chili, ci faceva una querela. Non abbiamo desistito, la signora Bertolino, grazie alle nostre riprese e grazie a una ripresa fatta in particolare da mia figlia Letizia, pensa che ha vinto per questa ripresa il premio internazionale Maria Grazia Cutuli. La signora ha un muro di cinta di 4 metri, 3-4 metri alto, e non si riesce a fare le riprese all'interno delle nefandezze sugli scarichi che lei fa. Letizia si è fatta mettere sul coppo di una pala meccanica, si è fatta alzare e ha ripreso l'interno della distilleria. Grazie a quel servizio e alla raccolta delle firme dei cittadini, alle 10.000 fiaccole, eccetera, eccetera, la signora per ben 4 anni è stata chiusa per inquinamento. Sai come ha riaperto? Ha riaperto lo stesso giorno, ci siamo incontrati in tribunale, mentre a me mi processavano per esercizio abusivo della professione di giornalista, un giudice leggeva la sentenza che il reato di inquinamento della Bertolino era caduto in prescrizione. La distilleria apre per prescrizione, io rischiavo di essere condannato per esercizio abusivo. Sono quei paradossi tutti nostri, tutti siciliani, che fanno impazzire. Sai come è andato a finire?
la procura si è appellata alla sentenza del suo giudice e adesso ci sarà il processo di appello contro la distilleria Bertolino, contro la signora Bertolino, perché è stata proprio la procura ad appellarsi contro la sentenza di prescrizione del suo giudice, dicendogli chiaramente: guarda che questo reato non cade in prescrizione. E quindi continuiamo ad andare avanti a informare la gente. È stata poi tutta un'avventura. Guarda che addirittura facciamo un telegiornale con molta satira, sfottiamo i mafiosi, sfottiamo i poteri forti. Ma tu immagina Pino Vania che è vestito da Indiana Jones alla ricerca della puzza perduta, per esempio.